Passiamo, come diceva il dottor Giuseppe Metto, presidente dell'Osservatorio Archeti del Territorio e promotore di questa giornata, alla Lex Magistralis del professor Alan Hobson. So Luca, do you have a brain? Quindi mi sta domandando, Luca, tu hai un cervello, possiedi un cervello? La risposta è sì. La risposta è sì, noi abbiamo un cervello e tutti voi hanno un cervello. È vero? Questo è un fatto. È un fatto sicuro. Un dato di fatto. Non è una teoria, c'è un fatto. Tu hai un cervello. Sì. Ok? You also have a mind, consciousness. Però possedete anche una mente, nota come coscienza. That's a fact, right? Anche quello è un dato di fatto. It's not a theory, it's a fact. Non è una teoria, è un dato di fatto. There are two facts that are undisputable. It's not science. These are just facts. Quindi non è nemmeno scienza, scoprire, sono due parti incontestabili. So now the question is, what is the relationship between the brain and the mind? Quindi adesso la questione da analizzare è qual è il rapporto che intercorre tra il cervello e la mente, tra questi due fatti indiscutibili. And what I'm going to suggest to you is that they are a unified system. It is not two different things, it is a single thing, and I will say more about that. E quindi la mia risposta a questa domanda è che cervello e mente rappresentino un sistema unificato, cioè un unico sistema, anziché due elementi distinti e separati. The biggest problem in thinking about the mind and the brain is dualism, and I'm going to suggest to you that a monistic monism is preferable. Quindi il problema principale nel affrontare il tema del cervello e della mente sta nell'impostazione sin qui seguita di stampo dualistico, come dicevamo prima, due elementi distinti e separati. Quindi il professore protende invece per una visione monistica, cioè come diciamo prima, un sistema unitario che accordi necessariamente il cervello e mente. We don't yet know exactly how this is true, but we will talk about sleep and dreaming in this connection. Quindi non sappiamo dire esattamente il perché di questa fondamentale verità, quindi lo prendiamo come un dogma, ma andremo ad analizzare gli effetti che questa visione di sistema unitario gli spiegano sul mondo del sonno e dei sogni. So the point of this story is that there is very strong scientific evidence that the brain and the mind change state together. Quindi c'è ampia evidenza scientifica che la mente e il cervello alterano i propri stati contemporaneamente. And this is the strongest evidence that it's a unified system. It's not two different systems. E questa è la prova, la regina, la prova principale del fatto che cervello e mente camminano insieme, rappresentano quel sistema unitario. For example, when you're awake as you are now, you are able to process what I say and think about it. Ad esempio, durante lo stato di veglia, ci troviamo tutti in questo momento, voi siete in grado di processare, di analizzare ciò che il professore vi sta dicendo. In other words, you are able to hear my voice, think about the words, and think about what I'm trying to tell you. Quindi siete in grado di ascoltare, di sentire la sua voce, di ascoltare le sue parole e di analizzarle, di processarle. Within 3 hours from now, this will be totally impossible. Because you will be out of your mind and out of your brain. Entro 3 ore, però da adesso, cioè di qui alle prossime 3 ore, questo processo vi sarà inibito. Beh, 3 ore, magari un po' di più. Comunque, nel momento in cui andrete a dormire, questo processo vi sarà inibito perché entrerete in un altro stato.
It could be 2 hours, it could be 4 hours, but you'll all go into coma tonight for sure. Quindi che siano 2 o 4 ore, nel momento in cui prenderete sonno, entrerete in uno stato in tutto e per tutto simile a un coma, usato il termine coma. And the reason for this is that your brain is deactivated. And at the same time that your brain is deactivated, your mind is deactivated. E la ragione per questo è che il cervello sarà disattivato, cioè si disattiverà, e contemporaneamente la mente andrà a disattivarsi. At the same time, you are also undergoing other changes that result in the reactivation of your brain. Contemporaneamente però incorrerete in altri tipi di variazioni che determineranno la riattivazione del cervello a seguito di questa iniziale disattivazione. But you don't wake up when your brain is activated in sleep. Instead, quindi nonostante questa riattivazione del cervello, o meglio questa riattivazione del cervello non darà luogo tuttavia ad un risveglio. The sensations are blocked. In quanto i sensi, come sappiamo, sono bloccati. Actively inhibited by the brain itself in order that you do not wake up. Quindi quando parlava di una riattivazione del cervello, dobbiamo immaginare come il cervello si riattiva al fine di bloccare ad esempio le percezioni dall'esterno, che siano suoni, luci e quant'altro, al fine di consentire lo stato del sonno. At the same time, you are unable to move because your motor output, your motor commands are not obeyed, they are actively inhibited. Quindi allo stesso modo sarete incapaci di muovervi, di dar luogo ai movimenti, perché i recettori dei comandi del cervello inerenti ai movimenti saranno bloccati per via di questa riattivazione del cervello che decide di inibire per il tempo del sonno i sensori, i recettori. For example, you may have a dream of running, trying to run away from an imaginary attacker, but you are aware that you can't move. Per esempio, potrete provare a sognare tentare di scappare via da qualcuno che vi sta inseguendo, ma sarete incapaci di muovervi e sarete consci di essere incapaci di muovervi. In other words, you are a scientist because you read your brain, you read your mind, and you, at the same time, you read your brain. Dunque, in altri termini, diciamo, nel prendere consapevolezza di questa incapacità di muovervi, cioè di dare dei comandi motori che vengano poi obbediti dal corpo, vi trasformate idealmente in degli scienziati, nel senso che prendete consapevolezza di uno stato diverso di attivazione del cervello. At the same time that your motor output is blocked and your sensory input is blocked, your brain changes chemical state. A questa riattivazione del cervello che inibisce i comandi motori e l'assorbimento degli stimoli sensoriali. The brain changes state chemically. Gli equilibri chimici del cervello subiscono una variazione. So the mind must change state chemically as well. Di conseguenza, se difendiamo il sistema unitario mente e cervello, anche la mente è indotta a variare quindi che sono gli equilibri chimici. This is science and this is solid science. E questa è scienza, scienza solida. It's without any doubt that these things are true. Senza alcun dubbio questa teoria è attendibile. Therefore, you have a way of studying your brain through your mind, because the awareness of your mind is, in fact, an awareness of the state of your brain.
Okay, let's try it again. So what I'm trying to get at is that when you dream, you are able then to read the state of your brain. Quindi quando sognate, la consapevolezza di sognare vi permette di percepire il tipo, lo stadio di attività cerebrale in corso. So don't ask me what dreams mean. I think I know, and I would be happy to talk to you about that. But think about what dreaming means. Dreaming means that your brain is activated and the motor output is blocked and the sensory input is blocked and the brain has changed state chemically. Non chiedetemi dunque il significato dei sogni, ma tenete conto piuttosto del fatto che nel momento in cui sognate il cervello si riattiva e la consapevolezza di questo dovrebbe guidare la vostra curiosità verso ciò che succede alla mente durante questa riattivazione. So again, now I want to tell you about what I think this really means in terms of the function of sleep and the function of dreaming. The function of sleep is to rest the brain and to get the brain to stop processing external information and to deal with the information that is already in there. Quindi lo scopo, se ci chiediamo qual è lo scopo del sonno è quello di mettere a riposo, diciamo a riposo forzato, il cervello per consentirgli, una volta entrati nella dimensione del sonno e poi del sogno, di elaborare tutti quegli stimoli che durante lo stato di veglia il cervello ha incamerato. And the function of dreaming must be, I think, something like this. It is to reorganize the memory that you have in your head. Because your memory is your most important function, and to organize memory is not easy to do. Lo scopo di sognare è dunque quello di, secondo il professore, di riorganizzare la memoria, perché la memoria è quanto di più importante per orientarci in senso spazio-temporale. E quindi durante il sogno questa riorganizzazione della memoria. So the function of dreaming cannot be to to avoid childhood trauma or to, as Carl Jung would say, to think about the future, but it's more like what Carl Jung said than what Freud said. La funzione dei sogni non è quello che stabiliva Carl Jung, cioè di pensare al futuro o di scappare, evitare un trauma. The function is to reorganize memory, to update memory in terms of your daytime experience. Quanto piuttosto quella di aggiornare la memoria alla luce delle esperienze percepite durante lo stato di veglia. That's why you have these experiences in your dreams of your previous life. And those are meaningful, but they are in order to compare your memory with what just happened during the daytime, and a lot has happened in the daytime. Ecco perché delle volte i sogni ripropongono esperienze recenti che verranno, rielaborate al fine di orientarci meglio una volta entrati, ritornati a quello stato di veglia. So, again, I hope that this is clear to you. Let me tell you again, just summarize the thing, okay? You have a brain, you have a mind. Your brain and your mind are a unified system. Per riassumere quanto detto sin qui, ognuno di voi possiede un cervello, ognuno di voi possiede una mente, cervello e mente rappresentano un sistema unitario, inscindibile. Whatever else you believe, I think you can count on this being true.
quale sia la vostra visione dello scopo del sonno e dei sogni, credo che questa realtà possiate accettarla tutti. And then what I would like you to do is imagine what you can do with your brain. It's amazing. You can create stories, you can tell stories, you can think about what dreams mean, you can do all these wonderful things with your brain when you're awake. Vorrei che voi pensaste a tutte quelle attività che da svegli, lo stato di veglia, il cervello vi permette di compiere, come quella di raccontarvi storie, di immaginarle, fino anche di analizzare i sogni avuti nello stato del sonno. So I hope that what I've gotten across to you is that you have the most beautiful creation in all of nature, the brain mind. The human brain mind is the most fabulous creation in all of nature. Vorrei che foste consci di possedere dentro di voi la creazione più bella della natura, che è rappresentata dal cervello, ma un cervello capace di elaborare una coscienza e quindi di rappresentare una mente che cammina di pari passo col cervello. And what this means is that you have a brain, and I say you are a brain. Non solo dunque possedete un cervello, ma a mio modo di vedere voi siete il cervello. And that means you're, of course, that your brain has a mind, so you are a brain mind. Questo implica che, come diciamo prima, che il cervello dialoga con la mente e che voi, per il fatto stesso di possedere un cervello, siate non solo cervello, ma soprattutto mente. Treat yourself well. Don't put anything in your brain that you don't want in your brain, either chemicals or information. Si raccomanda di trattarvi bene, trattarvi con rispetto, con dignità, di non introdurre nel cervello chimici inutili, sostanze chimiche Either ideas or chemicals. o idee inutili. So now let's have some questions. E ora si apre alle domande. Cittadino onorario di Roccalumera, quindi Sono tornato a casa. Sei tornato a casa. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi.